Eccoci, partiamo da questa bottiglia particolare. Barone Pizzini ha scelto di riscoprire, raccontare una storia che risale al 1927. Silvano Bracianini, direttore di Barone Pizzini, ha a che fare col golf e col buon vino, ovviamente, con le bollicine di Franciacorta. Come nasce questa nuova etichetta, questo nuovo vino? Sono 90 anni quest'anno dalla fondazione del golf di Franciacorta da parte del barone Edoardo Pizzini, quindi abbiamo voluto rinnovare il nostro Franciacorta Brut dedicando appunto questa etichetta. Ci piace il concetto di innovazione, noi siamo stati appunto innovatori nel biologico, ma anche innovatori, il barone Pizzini innovatore nel golf. Beh, nel portare questo gioco inglese in Franciacorta in anni, insomma, pionieristici in qualche modo, no? Gli anni 20, di cui abbiamo tuttora conserviamo i registri contabili, appunto dal 27 fino al 46, e Barone Pizzini pioniere anche nel divertimento, nel Esatto, e piacere. passando a un altro divertimento, perché il vino è gioia, è divertimento, è compagnia, è condivisione. Il bianco che abbiamo assaggiato quest'oggi e di cui ti porgo la bottiglia, siamo San Paolo, Castelvignesi, Verdicchio. Questo è stato dunque uno dei migliori bianco su quanti vini in Italia? Ma dall'analisi della guida delle guide fatta appunto da Civita del Bere quest'anno emerge che è uno dei quattro vini bianchi più premiati in Italia e per noi è un grande risultato perché è l'unico verdicchio, è l'unico vino biologico e biodinamico, ma noi siamo un'azienda certificata anche da Emeter. Abbiamo investito 15 anni fa nella zona di Castel di Jesi. San Paolo è un cru appunto sulla collina del Monte Follonica a San Paolo e dà questo risultato che noi riteniamo Ecco, Barone Pizzini particolarmente produce quindi interessante. dove e quanto? Noi abbiamo appunto questa azienda Pivalta nelle Marche, Maiorea di Spontini, sono circa 100.000 bottiglie complessive, di cui dagli attuali 3 ettari del San Paolo ricaviamo nelle annate più importanti circa 10.000 bottiglie. Torniamo alla Franciacorta per chiudere. Franciacorta vuol dire bollicine straordinarie. Qual è il vostro prodotto di punta e qual è la vostra idea di Franciacorta? Ma se lei Franciacorta, voglio Franciacorta essenziale, come dire, minimalista, il più possibile fresco ed elegante. La nostra riserva, il Franciacorta Bagnadore, che è l'unico vino che produciamo da una singola vigna, l'annata attualmente in commercio è 2009, non lo produciamo tutti gli anni, solo nelle annate importanti, ed è una selezione riserva appunto Questo è un con. grande sinonimo di qualità, no? Beh sì, annate ahimè come 2007, come 2010 noi non l'abbiamo prodotto. Essendo una single vineyard non abbiamo altre scelte. Senti, tu giri il mondo, quali sono i paesi che amano di più i nostri vini di Franciacorta? Franciacorta oggi fuori dall'Europa sicuramente il Giappone e gli Stati Uniti. In particolare gli Stati Uniti stanno crescendo molto, sono un paese grande, 50 stati. Io dedico ormai agli Stati Uniti quasi 2 mesi all'anno, ci faccio diversi viaggi. Chiaramente la cucina italiana, abbiamo la fortuna di avere vini italiani, ma soprattutto la cucina e gli chef italiani che portano Made in Italy nel mondo. Ecco, perché oggi al Pont de Fer abbiamo trovato abbinamenti molto precisi tra i piatti dello chef e i vini che sono stati proposti. Quindi questo è un must, giusto? Siamo, dico, privilegiati ad avere in questo caso il rapporto storico con Vittorio Fusari, che è appunto franciacortino doc, trasferito a Milano un paio d'anni, quindi assolutamente il Pont de Ferre era il posto giusto. Grazie, buon lavoro. Grazie mille.